ritengo opportuno ritornare ogni tanto anche in video per spiegare o per dire semplicemente le ultime cose che sono state proposte in questo canale, in modo anche da stabilire un rapporto con voi di un certo tipo, insomma. È giusto che chi segue abbia anche la possibilità di sentire, di capire come evolve questo canale. Si sta proponendo, come abbiamo anche detto in passato, con la volontà di dare un taglio letterario, soprattutto attraverso la lettura dei classici, sia per quanto riguarda letture frammentarie, diciamo così, antologiche di brani di alcune opere, ma anche attraverso letture integrali, insomma. Letture integrali che a volte cerco di fare io e a volte trovo in rete. Anche questo, quello poi di postare, di cercare anche tra quelli che hanno letto quelle cose, le migliori letture, insomma, richiede una certa quantità di lavoro. Perché poi il criterio diventa anche quello di cercare di proporre delle letture che funzionino su YouTube, nel senso che siano facili da trovare, che saltino tante cose che possono essere noiose o superflue in luoghi come il web, come YouTube, insomma, no? Le prefazioni, gli stacchi musicali, queste cose qua. Quindi, insomma, il tentativo è di rendere accessibile, di ripulire per quanto possibile quello che vi propongo e che è letto da altri, quelli che sono reperibili, che riesco ovviamente a trovare. Quello che è letto da me, sì, nel tempo si è un po' modificato, nel senso che cerco per quanto mi è possibile in maniera molto artigianale di dare un minimo di qualità in più dal punto di vista audio, ma tenendo conto che sono letture fatte semplicemente con un microfonino in casa, con tanti rumori di sottofondo che ogni tanto si sentono, insomma, certamente non è uno studio, non è uno studio di registrazione. E quindi i limiti sono anche proprio quelli dell'artigianalità. È fatto tutto in casa, è tutto da una sola persona. In casa, appunto, in una casa che risente di tutte le interferenze, di tutti i rumori, di tutte le cose, quindi anche dalle distrazioni che ci sono. Perché quando sei concentrato e quando un rumore ti disturba ti devi fermare, devi aspettare che passi, la concentrazione passa, poi insomma, rumori di sottofondo che vanno puliti e quindi poi insomma anche la qualità della voce cambia. Quindi letture fatte da me per quanto possibile e letture che trovo in rete in modo da proporvi una gamma il più possibile ampia, come ho già detto. E allora durante l'estate, secondo questo criterio, c'è stata una certa produzione. Vi dirò anche quelli che sono letti da me e quelli che non sono letti da me. Allora, L'arte di amare di Ovidio, Il profeta e i sonetti di Shakespeare sono letti da me. Céline, Viaggio al termine della notte, no. Furore di Steinbeck nella interpretazione radiofonica ormai storica che ne ha fatto Baricco. Siddhartha di Hesse, non lo leggo io. Candido di Voltaire, non lo leggo io. L'Iliade di Baricco. Ritratto di Dorian Gray, non lo leggo io. 1984, invece, lo leggo io. L'uomo che piantava gli alberi, questo racconto, che è stato poi citato anche recentemente in una trasmissione radiofonica del mattino. Lo leggo io. Malon muore, integrale, letto da me, di Beckett. Alcune novelle di Verga, lette da me. Le lezioni americane, di Calvino, tutte quante, lette da me. Anna Karenina, non letta da me. La Malamorte, di Reguela, non letta da me, ma è un libro che anche dal punto di vista del linguaggio io trovo molto originale e simpatico, un libro da ascoltare. Sostiene Pereira, non letto da me. La luna è tramontata di Steinbeck,
libro che a me piace molto e che ho letto io nella versione integrale. Poi Le vite di uomini non illustri di Pontizza, libro che io trovo molto divertente, scritto con una congenialità, diciamo così, molto originale anche nella scrittura, e quindi vale la pena di sentirlo o di leggerlo se ne avete l'occasione, ma è anche abbastanza difficile da trovare. Alcuni racconti lunghi di Carver, Zorro, un eremita da marciapiede della Mazzantini, Un anno terribile di John Fante, anche questo è un libro che varrebbe la pena di leggere o di ascoltare, Le memorie di un pazzo di Gogol, Prospettiva Nevsky ancora di Gogol, due racconti lunghi, alcuni racconti della Mansfield non letti da me, alcuni racconti di Lovecraft invece letti da me, Wallace, molto bello, che stanno anche trasmettendo per radio in questo periodo, una cosa divertente che non farò mai più. Ascoltatela in radio, oppure se vi va di ascoltarla, io ho provato a leggerla prima di sapere che la stavano dando in radio, sennò forse avrei letto qualcos'altro. HBV Malgré Moi, questo libro diario di cui ho fatto anche una breve presentazione e che soprattutto ai giovani, agli adolescenti, consiglierei di ascoltare. Leggere è difficile perché questo libro non si trova più neanche in rete, credo. In qualche biblioteca lo si può trovare. Cuore di tenebra, non letto da me. Alcuni racconti del libro della giungla, non integrale, ma vorrei, mi propongo di terminarlo, di leggere l'integrale del libro della giungla, che poi sono anche due volumi, per cui insomma è una lettura anche abbastanza lunga. Una cosa interessante è questo libretto, pamphlet, di Edoardo Lombardi Vallauri, si intitola Capire il mondo cattolico, e che è interessante da ascoltare proprio perché è interessante i ragionamenti che lui fa, diciamo critica, vede il mondo cattolico, ne analizza i comportamenti, ma soprattutto come argomenta i suoi ragionamenti. Insomma, è un libro che insegna non soltanto a vedere il mondo cattolico, ma anche insegna, secondo me, una metodologia di ragionamento, di argomentazione, oltre che dare delle informazioni utili, insomma. Quindi, chi vuole lo può ascoltare. Poi ho letto due libercoli, libricini di Don Antonino Bello. Perché ho letto Don Antonino Bello? Perché è stata una figura importante nel mondo beati costruttori di pace. E perché ho avuto occasione di sentirne parlare da chi l'ha conosciuto, nel senso che ho avuto l'occasione di stare per alcune estati nel paese dove lui è nato e quindi anche di vedere la sua tomba e anche quindi di sentire come lui ha lasciato un ricordo dietro di sé, insomma, come in quei luoghi il ricordo di questo personaggio importante ancora è vivo. E poi insomma perché i suoi scritti sono molto poetici, anche commoventi dal punto di vista umano. Poi chi crede, chi non crede, insomma, quelli sono problemi suoi. Io ho già detto che non credo, però l'aspetto umano di questi scritti mi tocca molto. Poi ho letto La storia di una donna di Dostoevsky. E questo libro è abbastanza poco conosciuto ed è interessante, insomma, vale la pena di ascoltarlo, insomma. Il modo di raccontare di Dostoevsky è sempre affascinante, insomma. È inutile dilungarsi, insomma, sulle sue capacità, sulle sue qualità stilistiche. Però a me piace leggere Dostoevsky, piace leggerlo anche ad alta voce, poi non so la qualità come sia, insomma, come... Ma mi piace. E allora mi sono un po' appassionato a Dostoevsky e ho pensato di riprendere un vecchio progetto, cioè quello di provare a fare, se mi riesce col tempo, molto lentamente, ma di fare un po' alla volta la lettura integrale dei Demoni, sempre di Dostoevsky. E quindi
ho cominciato questa avventura che proseguirà nel tempo, non so quanto, non so se arriverò alla fine, non lo prometto, ma io cercherò di arrivare anche alla fine, magari lentamente postandone un video ogni tanto, insomma, e andando avanti così, insomma, con leggerezza, vorrei andare avanti con leggerezza, anche perché essendo una cosa molto lunga, bisogna anche dare il tempo di assimilarla, di ascoltarla, insomma, no? Quindi ne posterò un brano ogni tanto e andrò avanti finché è possibile. Ho altre cose da completare, le completerò anche quelle nel tempo. Una di queste, Le onde, di Virginia Woolf, e altro. Questo è un pochino il programma, insomma. Ecco, tutte queste cose che vi ho citato, e anche altro che non ho citato, ma sono state pubblicate nel mio canale negli ultimi 2 mesi, cioè da luglio ad adesso. Quindi una certa quantità di materiale per chi ha voglia. A chi non piace il mio modo di leggere, insomma, ed è umano che sia così, insomma, non ascolti le cose lette da me, però ricordo che, insomma, in questo canale può trovare tante altre cose che comunque anche hanno richiesto un certo lavoro per renderle accessibili. Secondo l'idea che io mi sono fatto di come una cosa possa essere usufruita nel web, con i tempi del web, insomma, di rendere disponibile immediatamente il testo. Da questo punto di vista, liberissimi di non gradire le mie letture. È inutile che qualcuno, ancora me lo ripeto, lo so, non si può piacere a tutti, né pretendo di farlo, né pretendo che il mio modo di leggere sia un modo universalmente accettato, universalmente riconosciuto, è un modo personale di leggere. E quindi, come tutte le cose personali, è giusto che possa essere criticato, ma se ancora viene criticato sappiate che lo so, insomma, mi dite delle cose che già sono scontate da questo punto di vista. Quindi magari pensate a sfruttare, se siete persone intelligenti, le altre cose che il canale propone. Insomma, non credo ce ne siano tanti di canali di YouTube che poi propongano una quantità di materiale e anche organizzato in un certo modo, come sta facendo di questi tempi questo canale. Allora, è tutto materiale che viene gratuitamente, per quanto possibile, finché non ci sono ostacoli, finché non incontro ostacoli, io continuo a proporvi materiale. La cosa che vi chiedo in cambio non sono soldi, sono al massimo delle iscrizioni. Insomma, se voi vi iscrivete a questo canale, se lo trovate gradevole e interessante per qualche motivo, insomma, al di là delle mie letture che potete scegliere di seguire o no, sempre che facciano parte dei vostri gusti, ma trovate altre cose, quindi trovate una grande varietà anche di lettori. Sicuramente tra questi lettori ci sono dei lettori conosciuti e quindi di gradimento quasi generale. Non è mai generale il gradimento qui in rete. Ma insomma potete andare a ascoltare quelli. Ecco, insomma, la cosa che vi chiedo in cambio, anche per avere un feedback, insomma, perché per avere l'energia e la voglia, la gratificazione per andare avanti in un certo lavoro, che vi assicuro richiede anche una certa quantità di tempo, di disponibilità, è quella di iscrivervi, insomma. Se vi iscrivete, diciamo, è più facile avere l'entusiasmo, insomma, è un feedback positivo che, insomma, che motiva a continuare questo tipo di attività, insomma, che spero sia un'attività che abbia anche un minimo di valore dal punto di vista culturale, insomma. Sempre di letteratura si tratta, però, insomma, la letteratura, o almeno un certo tipo di letteratura, insomma, che ha una determinata qualità, insomma, è importante per migliorare e arricchire la vita, insomma. E questa cosa dell'ascolto, insomma, è anche una cosa che sta prendendo piede, secondo me, insomma, sempre più c'è interesse ad ascoltare, non solo a leggere direttamente, ma anche ad ascoltare, sia per i tempi che riesci a riempire, questi dell'ascolto, sia per la bellezza che è anche
l'ascolto, insomma, sentire una voce che racconta, che narra, insomma, che ci rimanda anche a tempi in cui eravamo piccoli e ci piacevano le storie, queste cose qua. Ed è anche, da quello che vedo, un terreno in cui c'è un certo interesse, insomma, è una nicchia in cui anche altre persone si stanno cimentando, si stanno mettendo, insomma, quindi vuol dire che questa cosa ha un suo fascino, una sua natura interessante. C'è una tecnologia che l'ha resa possibile, che non sarebbe stata possibile prima, l'MP3 per esempio, no? Che riesce a contenere in poco spazio, insomma, in un DVD una quantità enorme di tempo di lettura, ma anche la possibilità di registrare in proprio, in casa propria, senza bisogno della sala di registrazione, attraverso i programmi di registrazione, insomma, quindi la possibilità attraverso questi programmi di elaborare un minimo la traccia audio e soprattutto di intervenire negli errori di lettura, quindi di intervenire, cosa che non era possibile fare o che era molto difficoltosa quando si registrava dal registratore, sulla cassetta audio. Io registro da qua, faccio tutto da solo, il mio livello di qualità è quello che è, non pretendo di più. Molti di voi comunque mi seguono e apprezzano questa cosa e questo mi dà la voglia di continuare, e di continuare anche perché è una mia passione, insomma, è una cosa che mi piace fare, non lo farei altrimenti. Chiedo nuovamente scusa, magari l'ho già chiesto qualche altra volta, per la pronuncia di certe parole in lingue che non conosco, che mi sono estranee. Io ho studiato tedesco, l'inglese un po' lo leggo, il francese un po' lo leggo, ma non ho la pronuncia e quindi domando scusa, insomma, per le frasi in lingua. Il russo ovviamente non lo conosco, insomma, no. Altre lingue ancora più strane, ancora meno, insomma. Quindi, nelle letture, se sentite dei nomi pronunciati male, è così, insomma, non si arriva a tutto, si hanno dei limiti, bisogna accettare anche i propri limiti, insomma. L'importante è non far finta che non ci siano, ecco, riconoscerli, insomma, come è giusto che facciamo, insomma, che riconosciamo i nostri limiti. Quello che è successo negli ultimi 2 mesi ve l'ho detto, quello che succederà nei prossimi tempi è quello di andare avanti il più possibile, ve lo ripeto, con la lettura dei Demoni di Dostoevsky. Forse prima ho detto i demoni, mi pare. Qualcuno mi ha corretto che si dice così. E poi ovviamente anche aggiungerò altre cose, insomma, altre cose di minor impegno, ovviamente. Se potete, iscrivetevi, se potete, se avete voglia, insomma. A voi non costa molto, per me è un modo di verificare che questo lavoro che faccio e a cui dedico tempo non è del tutto sprecato, non è inutile. Un saluto e alla prossima.